Voge 300 Rally, una moto tanto discussa e soprattutto tanto economica. Se ne sta sentendo parlare molto ultimamente, negli ultimi mesi. E questa recensione prendetela in modo molto amatoriale. Io non sono un professionista, faccio, diciamo, enduro leggero. Quindi quello che vi dirò saranno le mie impressioni e prendetele come tali. Allora, da dove iniziare? I dati tecnici ve li lascio nel link in descrizione, così che li potrete approfondire bene, tanto è inutile che vi ridico io. È un 300 da quasi 30 cavalli, è la rivale diretta del CRF 300 Rally, solo che il CRF 300 Rally messo in strada viene la bellezza di 6.800 euro circa, questo viene 4.600 euro messo in strada, quindi è una bella differenza, Sono 2.000 euro abbondanti che, detto da chi è che l'ha provata e ha provato il CRF 300 Rally, non cambia molto, sono davvero molto simili, il peso è quello, potenza è quella, sospensioni e il mono soprattutto sono quasi identiche, sono morbide, non è una sospensione rigida come puoi trovare su un 690 KTM o un enduro Husqvarna 701, sono molto entry level, però per farsi le ossa va davvero davvero bene, perché i ricambi costano poco, primo, e non è una cosa da sottovalutare. Se vi affacciate in questo mondo dell'off-road, mettete in conto che cadrete quasi sempre, a ogni uscita, almeno una volta, all'inizio soprattutto. E io in questa carissima Voge ho fatto alcune modifiche per renderla più appetibile con i fondi morbidi, visto che in inverno dovunque vai c'è la fanga e di conseguenza non è che c'è molta scelta, bisogna modificarla, perché come esce dalla casa off-road in mezzo alla fanga non lo fate, cioè potete farlo ma soffrite tanto e soprattutto rischiate che in qualche zona paludosa rimanete lì e impantanate. Quindi, che modifiche ho fatto? Prima modifica importantissima sono queste bellissime gomme a tassello alto Metzler MCE 6 Days Extreme, che più che un nome sembra una poesia. Altra modifica interessante è dietro, ho tolto il paracatena che accumula fango e basta, fa un casino, ho messo un parafango più piccolo e soprattutto spostato, così che la fanga non si accumula e di conseguenza blocca la ruota come già mi è successo in passato, vedete il video in sovraimpressione. E altre cose importanti, lì nella zona del pignone ho levato il copripignone con la maschera, che lì accumulava fango e di conseguenza non scaricava e dopo si surriscalda tanto. Altre cose più stupide, vabbè, una staffa per il telefono che quando guidate in piedi è comodissima, tipo roadbook, orologio, gradi, una presa da 3 A perché quella della casa è da 1 A se non mi sbaglio, quindi se avete un telefono moderno non ve lo carica. Carica i telefoni più vecchi, questa presa originale USB. Poi cos'altro? Dai, mi viene in mente qualcosa. Ah, vabbè, sotto ho messo una piastra per la culla del telaio e specchietti classici da enduro, specchietti off-road che si ripiegano. E cos'altro? Diciamo che le modifiche principali per andare nella fanga sono queste, secondo me. Gomme, parafango, copricatena e copripignone. Quando avete sistemato quelli siete già un pezzo avanti. Detto ciò, vi lascio ad alcuni spezzoni.